Ippo by Poker Stars. Siamo qui, il torneo si è appena concluso. Speravamo l'esito fosse un pochino diverso. Finale poi Italia-Francia. Andrea ha fatto un torneo straordinario e insomma tutta la sala qua tifava per lui. È un secondo posto. Quali sono le sensazioni adesso? Adesso sono molto amareggiato perché dentro di me speravo di vincere. Dopo aver fatto davvero un torneo giocato veramente molto bene. Niente, si sa, il poker è così, purtroppo in Zap forse non l'ho giocato molto bene, però non sono stato aiutato dalla fortuna. Ieri ho fatto un day 3 fantastico, oggi ugualmente, non ho sbagliato niente o quasi niente. E dispiace, ora domani magari andrà meglio, adesso per ora, come vi ho detto, sono amareggiato, però. C'è qualcosa in particolare da recriminare? Perché comunque il tuo avversario era quantomeno singolare, giocava tutto instant. Pensi di aver sbagliato qualcosa magari proprio nella lettura su di lui? Era veramente complicato trovarsi un, insomma, un player così singolare davanti? No, io ci ho giocato non tanto ieri il day 3, solo la parte finale, l'ultimo metà livello. Oggi ci ho giocato, però lui era molto corto e quindi non aveva mai spazio manovra, come faceva quelle cose un po' a caso, però alla fine ha vinto tutti gli showdown che ha giocato e si vedeva che era pericoloso in tutti i sensi. L'abbiamo detto anche in diretta che era entrato in un turbine, è sempre fatto di momenti il poker quando sono queste vibrazioni, cioè lì hai capito, anche pur partendo nella miglior situazione possibile, perché penso K donna suite, donna jack 20x, non è che lo trovi tante volte. Hai temuto che potesse uscire veramente quel jack? Non l'ho temuto, però quando sei in una situazione dove ti vince tutti i colpi il tuo avversario, non ti dico che sembra che esci, però non ero molto confident allo showdown. Va bene, allora in bocca al lupo e complimenti comunque, anche se speravamo di alzare la picca insieme a te, festeggiare insieme a te. Grazie ancora. Grazie a voi, ragazzi.